Ciao Luca, buongiorno. Ciao Jerry, buongiorno a te. Allora, grazie di essere qua. Come al solito, io sono sempre molto grato alle persone che hanno il coraggio di metterci la faccia e di raccontare un pochino, un pezzettino della propria storia che può essere e è sicuramente utile per tante persone. Qual è, il problema che ti aveva portato, ti aveva spinto a richiedere un aiuto di carattere psicologico? Qual è, a grandi linee, la situazione che ti aveva fatto dire ok, da solo non riesco, ho bisogno di un professionista che mi faccia fare click in qualche modo? Perché perlomeno io subito non mi sono reso conto di essere entrato un po' in un vortice da cui non riuscivo ad uscire, e più ci provavo e più che era come se io provassi a risalire e qualcuno mi tirasse giù. Una profonda tristezza, una malinconia, diciamo, negativa, che poi penso in un periodo si è trasformata in una depressione. Quando una persona è così dentro, è così, come si dice, a volte intubata dentro a una situazione un po' depressiva, si riesce a vedere poi un po' la luce fuori o proprio non c'è prospettiva? Sì, mi ci emoziono anche un po' ripensandoci. È difficile vedere la luce, ecco, sì. Ho visto questa stessa emozione adesso nel ripensare al momento di partenza, ma l'ho vista anche alla fine del nostro percorso. Ora è più, diciamo, rivolta al ricordo che era, e all'epoca fu un pianto quasi di disperazione. Oggi sì, è un pianto di emozione, perché comunque uno sa da dove è venuto, sa il percorso che ha fatto, che non è semplice, non lo è stato, anzi c'è tanto da lavorare su se stessi. Il percorso che ho fatto mi ha aperto a ritrovare la gioia e la gratitudine verso la vita e verso tante piccole cose che prima davo per scontato. Comunque, tutto non era mai abbastanza. Quando hai iniziato il percorso, pensavi che fosse possibile uscire così fuori dal problema, oppure sei partito con delle titubanze in qualche modo? Sono partito fiducioso, perché ovviamente quando investi dei soldi o comunque su te stesso e anche dei sentimenti, perché alla fine investi sia denaro che dei Certo. sentimenti, ci speri. Con gli strumenti che avevo in mano, ho iniziato a vivere questi momenti di tristezza e malinconia, tristezza molto meno, se non quasi piano piano sempre più rari e quasi assenti. Malinconia sì, perché alla fine io caratterialmente a volte mi piace Certo. anche popolarmi nella malinconia, mi ispira un po' a leggere e fare cose. Allora, del lavoro che abbiamo fatto, principalmente mi è piaciuto il fatto di mettermi allo specchio. Alla fine noi siamo il più grande nostro alleato e il più grande nostro nemico, il sabotatore. E diciamo che è un percorso che mi ha messo davanti un po' la persona che ero, in maniera un po' cruda, e ho visto, guardandomi poi in dei momenti in maniera distaccata esternamente, ho visto come mi comportavo. E mi ha portato piano piano alla riscoperta di un lato di me, se vogliamo dire anche, diciamo, bambino, bambinesco, che avevo, meno severo, meno che si prende sul serio, che avevo totalmente insabbiato e dimenticato.
Senti Luca, ma qual è secondo te l'elemento caratterizzante di questo tipo di percorso? Cioè... Da un lato la praticità, perché comunque gli esercizi che uno si porta a casa e porta nel proprio bagaglio personale sono esercizi pratici, quindi da un lato la praticità e dall'altra anche la semplicità, perché comunque a volte ci si trova di fronte professionista e paziente. E per quanto mi riguarda, io ho trovato semplicità, nel senso che mi sono ritrovato a parlare e confrontarmi quasi con una persona alla pari. Se ad oggi tu dovessi parlare con una persona che è come eri tu all'inizio, quindi una persona che ha una depressione, una persona che è dentro un momento depressivo, una persona che ha un momento di grande difficoltà, dentro una rinuncia, dentro a una forte sofferenza, cosa diresti? Qual è il suggerimento che ti sentiresti di dare? Di non voler fare il supereroe, di fare un passo indietro e allungare la mano. Quindi ne vale la pena di fare una cosa del genere, di fare questo lavoro, questa fatica, anche se vogliamo. Se uno è convinto e se uno ha voglia di dare un cambiamento alla propria vita, assolutamente. Se continui a fare quello che fai, non otterrai risultati diversi. Per Esatto. quello devi fare cose diverse e questo fa parte della tappa. Esatto, e se tu dovessi dire appunto a una persona che adesso è lì, che è titubante, che sta pensando ma lo faccio, non lo faccio, è un percorso da fare oppure forse non fa per me, cosa ti sentiresti di dire a queste persone che sono nel limbo? Sicuramente, se non sono convinte, strada facendo troveranno le ragioni per esserlo, perché si inizia in un modo e alla fine del percorso non siamo cambiati, però siamo comunque più ricchi. Prima mi piaceva andare in bici, ma non ci andavo quasi mai perché mi faceva fatica. Ora ci vado, anzi, ho più bici di prima ora. E vado a correre e ho scoperto la fotografia e anche questo mi ha aiutato tantissimo perché do sfogo alla mia creatività e ai miei stati d'animo. Quindi mi sono dato lo spazio di imparare e fare cose nuove e cose diverse. È bello perché poi entri in un meccanismo virtuoso. Bravissimo, bene, esattamente questo è il senso della terapia. Io intanto ancora una volta ti ringrazio per essere qua, per queste parole, perché credo che siano di enorme valore, credo che abbiano un grande valore per tutte le persone che ci guardano e che possano capire che un cambiamento è possibile anche quando una situazione è così complessa o così diciamo carica di sofferenza. Quindi è possibile cambiare, è possibile migliorare la propria vita, è possibile prendere in mano la propria vita, che poi si usa questa parola nella psicologia che rende un po' l'idea di quello che stavi raccontando adesso. E prima di salutarci, se tu volessi appunto lanciare un messaggio alle persone che ci stanno guardando, cosa diresti? Cosa ti senti di dire a tutti quelli che in questo momento sono collegati con noi? Se ti senti in un periodo in cui sei in completo affanno e non vedi prospettiva, non vedi futuro e non vedi la luce in fondo al tunnel, sappi che mettendosi in gioco e affidandosi comunque a professionisti, si può avere gli strumenti per cambiare. Bene, grazie Grazie a te, Luca Jerry. ancora veramente per queste parole che sono sicuro saranno molto utili e come dicevo ho sempre la prova di questo perché poi quando arrivano in studio pazienti nuovi che mi dicono sono venuto perché ho visto il video in cui quel ragazzo raccontava quell'aspetto che è esattamente come il mio perché poi è vero che ognuno di noi pensa di essere particolare, giustamente è vero che ognuno di noi è diverso, ma ci sono anche delle cose che si ripetono, ci sono delle problematiche che si ripetono e sentire delle storie nelle quali possiamo riconoscerci è una cosa che fa parte della storia del mondo. Per questo motivo
narrativo, esistono le favole, le storie, quindi raccontare delle storie in questo modo di persone reali che hanno fatto realmente un percorso di cambiamento, come nel tuo caso, credo che sia qualcosa di un valore immenso. E quindi ancora una volta ti ringrazio e ti saluto e ti faccio l'in Grazie a bocca al te, Giovanni. lupo per tutti i tuoi progetti anche artistici e creativi. Grazie.